A novembre inizieranno i lavori di realizzazione del nuovo asilo di torre, un edificio che sorgerà nell'area verde accanto al bocciodromo e al campo di calcio di via Musile. Il nido accoglierà 60 bimbi, quasi una ventina in più rispetto a quelli dell'asilo di via Cantore già esistente nel quartiere. Si svilupperà su un unico piano e sarà dotato di diverse sezioni, dedicate sia ai neonati che ai piccolini. La struttura sarà esteticamente molto bella, accogliente, energeticamente efficiente e immersa nel verde. È stato aggiudicato l'appalto per la realizzazione del nuovo asilo di Torre che ospiterà eh, 60 bambini. La gara è stata eh, aggiudicata a un'impresa che ha presentato un progetto esecutivo. Si tratta di appalto integrato, che quindi prevede una prima parte relativa alla progettazione esecutiva e poi una seconda parte di realizzazione dell'opera. Bene, il progetto esecutivo è stato un progetto migliorativo del progetto definitivo che era stato approvato perché ha consentito, così come era stato chiesto nel, proprio nel bando di gara, di salvare un cedro che era lì vicino e che sarebbe stato interessato ad un abbattimento. Per consentire la realizzazione di un locale tecnico. Bene, il locale tecnico nel progetto esecutivo è previsto in copertura. Ci sarà quindi uno sfalsamento di piani sul tetto che rende anche il progetto esteticamente più gradevole. E uno spazio verde più ampio con questo cedro che resterà a ombreggiare i giochi dei bambini. Pensare ai bambini e alle famiglie significa garantire loro servizi moderni ed efficienti. Anche a livello nazionale ormai si discute di come mettere in campo delle politiche vicine ai bisogni delle famiglie e dei più piccoli ovviamente. Il Comune risponde per aumentare la qualità della vita di Pordenone creando un nuovo asilo nido che aumenterà di 20 unità la disponibilità attuale. Dopodiché l'attuale sito di Torre, quello che verrà abbandonato, tra virgolette, verrà riqualificato mettendolo in gestione e quindi garantendo a prezzi popolari un Ulteriore aumento di disponibilità significa dare ai cittadini, alla famiglia, a chi lavora la possibilità di avere un appoggio da parte del pubblico. I lavori di realizzazione dureranno circa un anno. L'opera godrà di un finanziamento PNRR per circa un milione e mezzo di euro, mentre il Comune ha integrato 500 mila euro per coprire il fabbisogno totale. Inoltre, grazie allo stanziamento di 630 mila euro da parte della Regione, sarà effettuato il completamento degli spazi esterni e dell'area destinata a parcheggio. A causa dell'aumento del costo della vita, le famiglie di Pordenone preferiscono portare i propri bimbi in strutture pubbliche, meno costose di quelle private. La realizzazione di questo nuovo asilo rappresenta proprio la risposta che l'amministrazione dà alla crescente richiesta delle famiglie.